Bene ragazzi, vi parla il Peppe del futuro perché praticamente durante l'allenamento si è staccata la registrazione dell'audio e quindi ho perso un po' di clip e quindi ho detto registriamo dopo per fare un piccolo recap. Parliamo della panca piana. Panca piana che stiamo svolgendo durante l'allenamento, era il secondo esercizio, manteniamo la stessa esatta programmazione che avevamo nel programma di PL, quindi rimane invariata la panca, avevamo una panca isocinetica, un MAV3, quindi cerchiamo un top set. Che vedrete sicuramente nelle clip sarà di, poi già lo so, di 105 kg di panca isocinetica, 3 secondi di discesa, 3 secondi di salita che vanno più che bene. La panca, ragazzi, è uno esercizio che sta migliorando davvero tanto, stiamo migliorando i massimali e quindi mi trovo davvero soddisfatto. Bene ragazzi, finita la panca, passiamo al terzo esercizio per i dorsali. Lavoriamo ancora sull'ampiezza, oggi lavoriamo su una lat machine a presa larga. Cercherò di mantenermi comunque sugli 8, 10, 12 colpi, andando a sfinimento, cercando la massima contrazione possibile per quanto riguarda il dorsale. Quindi maggior connessione mente-muscolo, poche esecuzioni, cittate. Quindi il mio obiettivo è salire e scendere lentamente, cercare la contrazione muscolare più che il numero di ripetizioni. E poi ragazzi, siamo arrivati ora a un altro esercizio. Che dopo aver fatto la lat machine passiamo a un rematore su panca inclinata, visto che con i rematori classici busto flesso, T-bar, questi tipi di esercizi non li posso fare perché la schiena comunque entra in gioco nello stabilizzare tutto l'esercizio, allora ho optato per questa soluzione qui, quindi poggiare il petto sulla panca e da lì ragazzi cercare una contrazione. Ora inizialmente cercavo un picco di isometrico di 2 secondi, spiegavo anche nel video, ma poi mi sono accorto di non riuscire neanche a farlo perché dopo la lat machine, le trazioni, la lat machine mi aveva davvero sfinito il muscolo del dorsale, non ci riuscivo e molte volte dovevo anche cittare per chiudere alcune, non tutte le ho chiuse, però ho cercato di portare a sfinimento. Fatto quello, ho fatto delle croci a 90 gradi, finite le croci, se abbiamo fatto un po' di esercizi così a caso, ho fatto un po' di pull down e di face pull che comunque non mi faccio mai mancare per portare un po' di lavoro a sfinimento proprio per chiudere, magari faccio 2 serie di pull down e 2 serie di face pull per il deltoide posteriore e finisco così gli allenamenti di solito di dorso. Quindi ragazzi, io vi lascio il resto del video e vi ricordo di lasciare un bel pollice in su. Quindi ragazzi, vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine di questo video. Vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto perché mi aiutate tantissimo a far crescere il canale, con la vostra iscrizione alla fine è gratuito, non costa nulla a voi, ma a me creator mi aiutate tantissimo. Arriveranno tanti bei video, spero di continuare questa serie, sperando di migliorare sempre di più, reintegrare lo stacco, riprendere come sempre ragazzi gli allenamenti. Questo deve essere un punto di partenza, quindi cerco di fare le cose bene, cercando di migliorare, ma evitare sbalzi al solito, basta che uno si sente meglio un giorno, di spingere come se non ci fosse un domani, perché poi rischio di stare fermo ancora una volta per 2 o 3 settimane. Quindi cerco di lavorare con testa, visto anche la fase di off season ci aspetta in questi mesi invernali. Quindi ragazzi, commentate qui sotto se vi piace questa nuova idea e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!